Buon pomeriggio, ragazzi, buon pomeriggio. Come state? Come state? Tutto bene? Tutto bene? Ciao Giuso, ciao Eccerella. Ciao Tris. Ciao Ilario. Mancato qualcuno? No. Come state, ragazzi? Come state? Ah, c'è anche David che controlla dalle retrovie. Tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene. Per ora. Davide, esci fuori. Non dire ste cose, non dire ste cose. Che uno può fraintendere. Come state, ragazzi? Come state? Siete pronti? Siete carichi? Nel frattempo credi fratturi. Ma non mi fratturerò, è inutile. Ho ucciso l'orso immortale. O vuoi che mi fratturi, dai. Vedi tu cosa vuoi fare. Addirittura, libera scelta. Mi date proprio carta bianca. Esci fuori in chat. Cosa c'è? Uno può capire pure. Esci fuori. Riprendiamo, ragazzi. Riprendiamo. Riprendiamo. Ecco, già la tosse. Cioè, ragazzi, ma. Cioè, non so. Entro in gioco e già mi fate la tosse in faccia. Poi, e vi devo pure salvare poi. Non so, eh. Non so. Carta di ghiaccio, direi. Stasera siamo bravi, fai tu, noi rifiamo. Immagino, immagino. Immagino, immagino, guarda, immagino. Ancora, basta. Sta tosse. Allora, ragazzi, le cose che dobbiamo fare è dobbiamo andare a cercare l'aereo di linea schiantato e capire un attimo che cazzo di minchia è successo. Detto bene, Madonna, dove sta l'aereo di minchia? Oh, c'abbiamo una grotta. Storie incredibili. No, scusa, non ho messo. Volevo mettere J. Indago sulle storie incredibili che trovano i libri vicino a Pleasant Valley. Allora, noi siamo qui. Abbiamo già un regalo di Molly qua. Ah, vero che Molly ci aveva chiamato, quella la stramba. Perché in ogni paese che andiamo troviamo uno strambo. Auto vicino altalena. Ma non vale così. Musichetta pure veloce. Ma dai, ti ho colpito in pieno, cazzo. Mo scappa di nuovo. Ma questo, cioè, tipo il lupo ora è diventato come l'orso. Lo colpisci 3 volte, scappa e poi ritornerà fra un po'. Che brutte persone, che brutte. Una macchina l'abbiamo già controllata. Molly non mi piace. Secondo me alla fine c'è una sorpresa da parte sua. Secondo me la dobbiamo uccidere. Ho questa impressione. Che morirà presto, molto presto.
molto molto presto farò una brutta fine. Ciao Lafra, benvenuta, benvenuta. Così tragico, ma al minimo. Come stai Lafra? Tutto bene? Tutto bene. Ci hai preso giù? Sì. Sì, assolutamente, assolutamente. Non deve sopravvivere nessuno a parte me stesso. Che sia la dottoressa o che sia il pilota. Abbiamo una casetta e il fucile da caccia. Ecco, rischio di distorsione. Ottimo. Col fucile mi trovo più a mio agio. Chiusa e scaricata in fire. Razzi della marina. Ah, questi fanno scacciano i lupi grigi. Che ci ha dato Molly, interessante. È vuoto. Andiamo dietro se c'è qualcosa. Fai bene, Yusu, non farti condizionare. Sono tutte brutte persone. Sono tutte brutte persone. Allora, ragazzi, io direi di andare direttamente all'aereo senza tanto girarci intorno. Tanto succederà qualcosa di brutto nella strada. C'è un foglietto qua vicino. No, è chiuso. No. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Vabbè, seguiamo il fiume. Io volevo seguire il fiume. Lì comandano le donne. Bella questa mi è piaciuta. Dubito fortemente che sia così, però va bene. L'importante è crederci, no? Si chiuse, è un gioco per cellulari, praticamente devi fare i Tris con le tessere che ci stanno in gioco e abbattere gli avversari. Ci sono tanti giochi così. Giusto per farti capire il genere. Eccola un'altra. Le donne comandano bene o male ovunque. Non in realtà è un giochino. Meno male che lo dici tu stessa, Lafra. Meno male che lo dici tu stessa. Allora, vediamo un po' dove stiamo andando qua. Vai, proseguiamo per il fiume, dai. Almeno se abbiamo una strada. Ah no, qua si può spaccare, vero, il ghiaccio. Dobbiamo curiosare e socializzare. Come praticamente tutte le donne, giusto? Ecco. Appunto. No, non puzza nemmeno, quindi il bagno è sprecato. Puzzassi, ancora ancora. Qua c'è una montagna un po' troppo alta per i miei gusti, però. Cosa incontrare a cosa? Allora, là c'è l'aereo. Però secondo me se taglio non è una cosa buona e giusta, secondo me.
Quindi neve, neve ovunque, neve da ogni lato. No, no, nessuno, assolutamente nessuno. Ma lo dici come se fosse una novità? Lo dici che fo come se fosse una caratteristica solo tua? Cerchiamo, vai. Che è? Cazzo, ah, una cascata lì, ok. Allora, dove siamo? Siamo qui. Io conosco Chiuso, le altre non so. Le altre sono tutte brutte persone, Chiuso, facile. Non ti puoi mai sbagliare facendo così. No, questo mo si rompe, già lo so che si rompe da qualche parte. Non posso passare, vado, devo fare il giro sul ponte. Posso passare. Allora. Quindi dove vado? Vado sulla destra, c'è una strada. Ma quindi dove segue una strada? Perché vedo una strada qui. Giusto? Perché io qua come passo? No, devo tornare indietro, no. Questa, la vedete, questa sarà, questa è una strada, palesemente una strada. Non l'avevo vista prima. Vediamo se qua posso passare da qualche parte, ma dubito. No, no, il fiume ghiacciato, ma non ho capito, è finito. Cosa è finito? No, no, questo qua è il fiume ghiacciato, giusto? Questo è il fiume ghiacciato. Questa invece è la strada. Cioè, dalla mappa sembrerebbe l'inverso, ma in realtà questo è il fiume ghiacciato. No, ma mo abbiamo iniziato il terzo capitolo, no? Che è finito. Ora sono la dottoressa, la Fra, ma ieri hai seguito o no? Cioè, sì, ieri hai seguito o no? Io ora sono la pagliaccia. E in pratica ora devo fare l'inverso, ossia trovare mio ex marito. Arturarsi, ecco. Cosa non hai capito, Chiuso? Il fatto della strada. Allora, questa zona qui è una strada. Questa è una strada. Questa qua è la strada. Ok? Mentre invece questa zona qui è il fiume ghiacciato. E io ovviamente ho seguito il fiume ghiacciato. E mi sono trovato in questa zona che ci sono montagne e non posso attraversarla. E quindi sto cercando ora di andare sulla strada. Prima che faccia notte. Che arrivi l'Arione e mi dica: hai portato il sacco a pelo?
Pensa che io e Tris siamo a fare il tifo per quello. Per quello cosa? Per quello chi? Andiamo sulla strada, cerchiamo di arrivare sulla strada. Scommetto che non ce l'hai. Non lo so e non lo saprete perché non andrò a controllare. Deve stare col dubbio fino alla fine. Ecco la bufera, ti arriva. È distratto stasera. No, non sono distratto, sono semplicemente. Sto cercando di capire dove andare. Qua mi spiega a cosa servono le pizze. Per mangiartele. Nella stragrande maggioranza dei casi. Però in questo canale si possono anche sfruttare per fare cose strane, che sta scritto sopra. Se ci clicchi sopra ti dice che cosa vuoi fare. Usare, no, fare. Ok. Non hai salvato. Cioè, mi hai dato già per spacciato praticamente. Ho fatto una corsetta con qualche saltello. Cose inutili. Non sono cose inutili. Sono cose fondamentali. Ma l'impressione non tira più vento qua, rispetto all'altro capitolo. I rumori sono più forti e nitidi. Se sono troppo alti, ditemelo. Buonasera Tommy, buonasera. Ho già detto che detesto il freddo, lo detesto. L'orso immortale era una pecorella rispetto a quello che ti attende. Ottimo. Ma scusa, è quella luce là, che cazzo è? Se non è il fuoco, scusatemi. Che roba è? Beh, l'aurora ci sarà sicuramente, anche perché però è di giorno l'aurora. Che cazzo c'ho là davanti? Boh, vabbè, lo scopriremo presto, ragazzi. Il tramonto, ma come il tramonto? Cioè, ci hai rovinato l'ebbrezza di una cosa paurosa. È losca, è strana. Quello è un lupo. Dovevo tentare. Sì, però non c'hanno paura, si lupi quando gli sparo. Ma vaffanculo. Si è pure inceppato sto così. Un colpo e scappano però questi, eh. Forse in versione Super Saiyan. Sì, no, questo era ovvio.
Però cavolo, manco un colpo ho sparato. Già se ne è inceppato. Sì, ma detta così, Tom, ieri sera è diventato donna e tra le lupi che attaccano, non è proprio bellissima come cosa. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Non c'è la salute, che già si era abbassata la salute, poi comunque dobbiamo fare un altro tratto, quindi approfitto per dormirmi. Il problema è che devo bere e devo mangiare. C'è l'acqua sporca e l'acqua pulita. Ok, già l'acqua se n'è andata. Faccio questo. Vabbè, ora ci puliamo un attimo. Letto. Dormi. Ho raccontato le cose più importanti. Che mi sono trasformato in donna. Mica è una cosa importante. Plan informativo, quindi vabbè. La cosa che ho fatto è che non mi sono pulito, cioè non ho posato la roba in più dal prete. Non vedo più me. Vabbè, non vedi più il tuo pagliaccio preferito, ma vedi la tua pagliaccia preferita, scusami. Ciao Pimpi, buonasera. Vedi, cioè, siamo lì. Ah, ma c'ho calzini migliori. Indossa. Ok. Non c'ho nient'altro, sono questi calzini qua. Raccogli. In effetti non è molto diverso. Indossa. Raccogliamo un altro panno. Ma c'è il fucile senza proiettile, l'impressione mia. Ah no, quelli sono bianco su bianco, non si vede niente. Allora, vediamo, dobbiamo seguire questa strada, quindi vai. Macchine. Con tutta sta neve venivano queste macchine qua sopra. Cadavere. Berretto. Quel berretto lì era quello più figo che c'avevo di là. Ah, ok, già me l'ho messo in testa. Apriamo subito. Forzando le cose. Vuoto. Non ho visto. Ma dietro non mi posso girare. Ah, i guanti. Non li posso prendere. Cioè devo entrare dall'altro lato per prenderli quanti? Madonna, ma stiamo scherzando? Baule. 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 Dobbiamo
niente qua, vediamo avanti se esce qualcosa da qua dentro. Nulla. Qua nulla, nulla. Perfetto. Un altro piede di porco, non ci interessa niente. Un altro cadavere. Piuma di corvo. Questo come in handy. Perfetto. Sono morto. Enigma è senza incognite, siete un enigma. No, perché l'alleanza che in quell'altro gioco è stata chiamata Enigma, chissà da chi. C'è un'altra piuma qua, infatti. Ah, vero che il corvo comunque a noi ci ha salvato, cioè nel senso che ha attirato l'attenzione della tipa. Punto della discordia. E di nuovo sto vento. Non c'è nulla in cielo. Chiuso da chi? Indovina un po'. Qualcuno di molto importante. Le piume servono per fare le frecce. Ma mica solo lì, ovunque, e dovunque, in ogni mare, in ogni luogo. Ecco l'aereo. L'aereo. Altro piede di porco. Ma perché mi vogliono dare sempre questo piede di porco? Non ho capito. Questo è già il quarto, il quinto che trovo. Iniziamo a lasciare questo. Iniziamo a lasciare questo. Andiamo avanti. La porta non si apre. Tommy, ti sei perso un bel po', sono io la dottoressa. Ieri non hai seguito, vero? Ieri abbiamo finito la stagione 2, sostanzialmente. E abbiamo iniziato la 3. La 3 facciamo. Siamo la dottoressa. Che sarebbe questa. E siamo finiti in un villaggio. E ovviamente non sappiamo un cazzo né dove siamo, né per chi né per come. Siamo, sì, siamo, perché... No, non sono un trans, attenzione, attenzione, attenzione. Semplicemente impersonifico la dottoressa. Ok, vediamo un po' qua che ci dà. Roba da mangiare. Oh, ma perché non la posso sta pistola dalle mani? Lo stesso tasto per sparare e per fare le azioni. No, non c'è un cadavere su quest'aereo.
Questa roba mi servirà. Sì, ti servirà. Sì che ti servirà. Cabina non ci possiamo andare. Non c'è niente. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Se vedete qualcosa ditemelo. Ma non vedo niente. Per il momento. Mettiamo tutti i posti. Apriamo sta valigia. Un pavido sale su un aereo in fiamme. Ci sono i portaoggetti sopra. Ah, i cosi. Ah, ok, si aprono. Perfetto. Altra valigia, camicia, no, questo da friggio se lo faccio, giusto? Infatti, no, però lo posso fare, ragione. Al minimo devo trovarmi tutto il guardaroba. Ecco, appena l'ho detto non esce più niente da questi i cosi. Se l'ho visto bottiglia d'acqua, ce la facciamo l'insalata. Vuoto. Fanno il giornale. Questo l'abbiamo visto. Ok. Devo cercare i documenti. In che senso devo cercare i documenti? Devo cercare le cose. Non i documenti, le cose che. Dei cari. Che cazzo ho rotto? No. È difficile credere che qualcuno sia sopravvissuto. Ora devo trovare quell'insulina. Lascialo sta, Dimitri. Lascialo sta. Allora, vediamo un po'. Trovi i documenti dei passeggeri. Guardala chiuso come già sa le cose. Sì, mi prendo tutto sto cibo, ma che me ne faccio sto cibo? Vabbè. Cadavere, finalmente ho trovato dei cadaveri da te. No, non hai capito male, eh. In realtà questo mi dice, prima di corvo. Prendiamole, va, poi vediamo un attimo queste frecce. Documento di Belanger. Poveretto, ci sono solo rottami. No, in realtà ci sono pure i cadaveri. No, non mi dava nessuna opzione vicino alla cabina.
handy. Sono strapieno. Guarda, guarda, sempre queste piume di corvo vicino ai cadaveri. Berrei qualsiasi cosa in questo momento. Ma non è il momento né il luogo adatto a fare determinate cose. I soldi li trova spesso ma li dà a Triss. Ma poi che te ne fai dei soldi che qua non valgono più niente? Infatti li usiamo per accendere il fuoco praticamente. Ma sono diventati vostri. Cioè io li cerco, io li prendo e poi sono di altri, che tra l'altro se le dividono tra di loro. Mi sa che mi devo svuotare per un po'. Vorrei fare un giro per vedere un attimo se riesco a trovare tutti questi indumenti decenti, almeno. Questo già l'abbiamo visto, quindi questo già l'abbiamo visto, giusto? Ok. Io l'ho lasciato alla vecchia, quindi. Amica vostra, potete andare pure là fuori e andare a prendere. Sì, andava da scuola elementare insieme. Lo so. Ci cucina anche la zuppa. Sì, ma la zuppa non era di sana. Io ci penserei. Talmente pesante che non ce la fa più a muoversi questa. No, no, ho trovato già un bel po' più di 3. Sono pochi, ok. Magari sono bruciati. Allora, ragazzi, c'è un problema. Mi devo un attimo vedere cosa buttare. Cosa beviamo? Cioè su 30 kg trasportabili ne sto portando 56. Lo 08. .2 04 04 08. Ok, adesso possiamo bruciare tutti quanti. Raccogli. Gli altri sono dal preto nello scantinato. No, vabbè, ma comunque ci stanno i cadaveri. Credo che era pieno sto aereo. Sì, sono quelli i sopravvissuti stanno dal prete, sì. Allora,
04 04 02, però vedo l'ultima maglia 09 08. Vediamo se 09 per 86%. 1.4 indosso. Ah, io c'ho la t-shirt l'ho addosso. 04 04 85 02 50 09 95. Vediamo un po'. 09 l'86. Questo è meglio. Oh, pure questa allora c'è. 04, 20, no, tiriamoci questo. Azione, ripara. Non ci vediamo subito. Mi sa che a questo di sana piacciono poco. Cerca la scatola nera. Quella potrebbe essere interessante. Vediamo se c'è qualcosa che si avvicina all'1. Solo questo, 95, ma siamo lì. 08 a 51%, cazzo. Era questa da riparare. Vabbè. Sì, molto femminili, sì. Molto femminili. Ma a sto punto perché faccio togli, faccio indossa, indossa, così almeno sta col cappotto fuori, cappotto iniziale, indossa, c'è qualcosa di meglio, c'è questo, indossa. Perfetto, azioni, raccogli, via. Allora, raccogli, raccogli. Raccogli, raccogli. In tempo che arriva la bufera. Ma tanto saremo qua. Al massimo ci riscaldiamo vicino al fuoco dei rottami dell'aereo. Senza tanti problemi. I pantaloni attillati a lei no? Non li ho visti. Sì, ce l'ha, ce l'ha. Ce l'ha sotto però. Ma ci arriviamo pure a quelli. Quanti cazzo indumenti ho trovato? Madonna. Che non so se mi servono sti panni oppure no. Ormai avrei chili di panni. Sì, no, no, infatti. Secondo me non li lascio e basta. Non li manco. Dobbiamo anche trasformarli in panni. Ok, dammi quanti se abbiamo qualcosa di utile. 05, 02, 04. Cioè, mi pare che questi bucherellati. Cioè, sono migliori questi bucherellati. Sto scherzando.
1.9 questo, ma no, secondo loro 1.9 arrivano fuori qua, sono 1.2, questa sono 62%. Ah, questi ce l'ha rossi praticamente, posso mettere adesso. E sarebbe praticamente, allora lascia. Vedi, sta così. Tanto sono pure strappati, mamma mia, che brutte persone. Ma sta tipo piovendo perché mi sto bagnando. Ah, sta calando la notte. Ripara, ripara. Ok. Lascia, 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 lascia. Indossa, indossa. Prepariamo pure questo, riparo. Mi sa che mi devo spostare da qui. Mi sa che mi devo spostare da qui. No, no, rimessi, l'ho rimessi, l'ho rimessi. 04, 04. Che cazzo? Vestiti dove stiamo? 0489 0102, ok, lascia e lascia le scarpe invece, queste 62 e sono 06, cioè mi devo mettere le scarpe da ginnastica, ma siamo seri? È questo, azioni. Ah, non c'è il cuoio. Azioni, raccogli. Eccole, come da qua il cuoio. Eh sì, mi conviene dormire nell'aereo a questo punto. Azioni, ripara, ripara, ripara. Vediamo quanto arrivano queste scarpe. Adesso già sono 0,6 quanti stivali là. Mi pare. Sono scalzo, cazzo. Mi sono dimenticato di mettermi le scarpe. Allora, indossa. Ok. Azioni, raccogli, raccogli. Madonna, ho capito che stiamo andando di fame e di sete. Allora, dammi il tempo, dammi il tempo. Brivi. Brivi. Ma questo si può mangiare così o lo devo... Lo devo comunque riscaldare sta roba, ok. Ok.
munizioni, raccogliamo, riceviamo il cuoio, che se dobbiamo sistemare il cuoio, lo sistemiamo. Ok, qua abbiamo fatto pulizia di... Sì, sono cibo precotto, vassoio di cibo precotto ancora surgelato. Ha tutta la succulenta attrattiva del pollo riscaldato, manca solo il calore. Quindi devo riscaldare. Ora abbiamo il coniglio qua. Mangia. No, abbiamo altra roba pure da bere. Ok. Ok, abbiamo pure le tisane. Bende improvvisate per mani. Bende improvvisate per la testa. Ok, allora ora devo cercare tra i superstiti, no? Tra le... Dovrebbe cercare l'insulina per un tipo che in chiesa non sta bene, sì, esatto. Ok, allora, oltre a fare queste cagate qua, vediamo un po'. Aspetta, fammi vedere un attimo se devo buttare qualche altra cosa. Così lo faccio, anche perché peso ancora 41 kg. Abbiamo due tipi di coltelli, coltello improvvisato e coltello. Questo lo lasciamo. Abbiamo anche le frecce. Abbiamo i kit come se non ci fosse un domani. Lasciamo, lasciamo. Lasciamo anche questo. Ok. Non frega proprio niente. Non me ne frega nulla. Voi vedete? Non molto, ma ci fidiamo, se ti fa male. Ok, tanto poi a scendere comunque riscendo. Vibrano. Quanti giacca. Ok. Che poi se queste cose non mi dice nemmeno il confronto tra quelle che ho, se sono migliori o peggiori, o almeno che non ho capito. Vedo nulla, aspettate, dove vai? Ciao David, ciao. Grazie per essere passato. Di notte i lupi non ci sono, dubito che non ci siano. Penso che sia la zona dove ci sono i... Elenco passeggeri. Interessante. Ok, almeno ci possiamo fare due conti di quanti erano i passeggeri. Tipo 1000 passeggeri.
per te ti fa comodo tutto praticamente. Sono queste, avevo visto solo queste. Andiamo qua. Ascensorina dove sta? Sta proprio l'ultima valigia. Allora, vicino alle caratteristiche dei vestiti ci sono delle freccette verdi o rosse a seconda se sono migliori o peggio di quelli che indossi. Ma non quando quando le prendi, non qua, in questa schermata. Quando le indosso praticamente. E eccola qua l'insulina. Ma questa è ancora viva? You're alive. Aiutami. I'm here. Sono I'm qui per here to help. aiutarti. Ti Please. prego, fa male. Make it Fallo stop. smettere. You've been C'è in a stato un incidente crash. aereo, sei You're in stato shock. shock. But I Ma can posso help you. aiutarti. Just let me Aspetta, start a ora accendo il fire. fuoco. Accendo un fuoco. È Dude, troppo fuck, tardi. come on. Subito, lei, subito, troppo tardi. You've lost a Hai lot of perso blood. parecchio sangue You e hai have segni di frostbite. congelamento, ma va It's tutto okay. bene, It's andrà gonna be tutto okay. bene. I'm a Sono doctor. un medico, I can posso help you. aiutarti. Ti Please. prego, voglio che finisca tutto. I want this to be over. Ma questo è un flashback. Interesting. Interessante. Oh, Chissà. Mother. Damn it. Dannazione. Sì, è un flashback, valese. Sleep Centro Research di ricerca Center, del sonno. Dr. Sono la Greenwood speaking. dottoressa Greenwood. Did È you get in? arrivato? I told Ti ho you not to detto di non call me here. chiamare qui. Mi I'm sorry, dispiace, but ma ho paura. I'm scared. I Ci am sto working on it. lavorando. It's getting Sta worse. peggiorando, dobbiamo We fare have to do qualcosa. something. I'm going Sto as facendo fast più as in I fretta can. che posso. You said Hai had detto che something avevi to qualcosa help. per aiutarla. I Non can posso just semplicemente. use È in a una zona secure protetta del area laboratorio. with a Non posso lab. I portarla can via come just niente walk fosse. out. Ci sono dei protocolli di Security sicurezza. protocols and E anything Astrid could get sta worse. peggiorando. Devi fare qualcosa. You Tu have to do something. lo You know capisci your lab meglio di better than chiunque anyone. altro. Sì, è Yes, proprio così. I do. Trovo un Find a way modo e to vieni get qua out of su here as soon appena as you puoi. can. Lo farò. As soon as I can Appena figure out how, capisco come fare. I'll find a way to Troverò get un it to modo you. per portartelo. Well, have you A asked yes, I Will? will. No, No, sono anni che it's been years since we. I haven't non gliel'ho asked him yet. ancora chiesto. We don't Non have abbiamo tempo time per for questo, Astrid, disastering. deve agire, è You need to do presto. this, and soon. I Lo will. farò, sistemerò tutto. Prometto che I'll ci fix arriverò. it. Ho I promise I will get there. I'm afraid it's paura che stia happening accadendo di again. nuovo, ho paura che questa volta la I'm afraid we'll perderemo. lose her this time. That's Non not gonna succederà. happen. Fai Hurry, Astrid. presto, Astrid. I'm sorry. I'm Mi so dispiace sorry. tanto, so che I soffri e know vuoi you're che in pain finisca. and you just want it to end, but Ma I non ti won't lascerò let you morire die qui. out here. Come non riusciamo io? Ok. Quando lo sport si perde, si tiene a caldo e sdraia, dico loro. Ma trova prima l'insulina e tutti i documenti di identità. Ok. Ah, non si ce l'ha visto. Avevo capito che Astrid era lei, invece no. In che senso lei è Astrid? Quella è un... Scusa, quello non è un flashback. Mi fa vedere lei Still quando... come in handy. C'è qualcuno che da queste zone probabilmente la chiama. E gli dice di muoversi. Ma scusa, ma io non ho visto tutti i cadaveri. Ho perso qualcuno allora. Ok,
Ok, facciamo un secondo che vediamo queste cose. Lascia, lascia, lascia. 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 Punto 1, 1. Punto 7, 1.8. Indosso. Guarda un po', anche per stanotte ce l'ho fatta. Ok, 04, 03, 01, ribattiamo. Lascia, lascia. Valigia, apri la valigia, vuoto, 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 vuoto. Ok, dobbiamo trovare un altro cadavere, quindi. Oh, altro paio di cadaveri. Che mancano ancora dei documenti d'identità. Vedete qualcosa nel cadavere? Eccolo qua. Riume. Questo è qualcun altro? Sembrerebbe di no. L'ho guardato, l'ho guardato. Questo l'ho visto. Allora andiamo dalla tipa là sopra, vediamo come se me la fa trasportare. Penso di sì. Possiamo correre. Vorrei fare una barella. Non lo so, mi è uscito scritto qualcosa tipo tenerla a caldo quando la trasporto. Però non ho letto bene. Che mi diceva che comunque dovevo ancora trovare tutti i documenti. No, ma che è tutta sta roba qua a terra? E vedi, trova. Prima trovo l'insulina e tutti i documenti d'identità. Come faccio a capire quanti me ne mancano? Ah, 9 su 10, eccoli là. Fanculo. Quindi c'è ancora un altro cadavere da qualche parte. Dici? Proviamo. C'è il fuoco della cosa qua, che cazzo devo riscaldare ancora? No. Accendi fuoco. Come on, little fire. Come on. Dai, focherello, e dai. Perfect.
Un altro cadavere, ragazzi, un altro cadavere. Questo l'ho visto. Anche ci stanno le mie impronte vicine. La valigia, la valigia. Il cadavere già abbiamo visto. Qua c'è ancora roba. This pack is getting too heavy to carry. Kit d'emergenza. Ah, lanciarazzi. Ma sta pistola che lanciarazzi servirà come a qualcosa. Cado giù di nuovo. No, 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 cioè ho visto solo la scatola io, no? Ah, altre cose qua. Valigia. Scelto no, è capodanno. È capodanno spari con lanciarazzi, fammi capire. Ah, qua dentro pure si aprivano, vero? Vuoto. Cibo. C'è niente qua, non c'è niente qua, non c'è niente. Ok, dove ce lo siamo dimenticato sto cadavere? Quello l'ho visto. Vediamo se ce ne sta qualcun altro qua giù. Eccolo qua. Perfetto. Porta Gwen alla sala comunale. Tanto cazzo peso però. Quintale e quintale di cibo. È già finita la musichetta. È già assolutamente finita. Spero che mi faccia fare il teletrasporto, guarda. Valigia non ho visto. Non voglio scendere. Ah, no, ho trovato. Un altro cadavere mancava, ne dovevo 10, ne ho trovato, ne avevo trovato solo 9. Ma tipo ha preso fuoco la tipa. Diagnostica. This might be serious.
scura. I've done what I can. No! La devo portare a mano! Luci nel cielo! Dove le vedo queste luci nel cielo? Ho lanciato il missile. Lo posso richiamare quindi. E allora facciamo una cosa. Dato che sta morendo di... Poteva farti fare una buona. Chiama l'eli soccorso. In pratica in basso a destra c'è tutta roba rossa. Mi concedo, lo so che ti concedo. Dimmi un secondo. Come la metto giù? Però aspetta, a sto punto forse posso fare... Posso fare il letto? No. Devo solo mettere giù. Okay. Mettere il fuoco. Ciao Lafra. Ciao Lafra. Allora, quindi come dici tu, io prendo questo. Ricarico. Secondo me la devo portare a mano. Ilario ci sta prendendo in giro, secondo me. Però il problema è che la temperatura, come faccio a mantenere alta la temperatura? Ma non c'ho manco acqua potabile, cazzo. Ma ci ho pensato, ma non mi dà l'opzione. Prendi, mettiamo a fare altra acqua. Cuoci. Diagnostica, dagli acqua. Feeling better now? Okay. Brucia, ci ho pensato già, ma non me la fa bruciare. Oh cazzo, 5 minuti. Ho più combustibile. Vediamo se prende fuoco. Vabbè, ma l'ho già sprecato tutto praticamente.
Più che altro volevo trovare qualcosa per il fuoco, ma non c'è, a parte i bastoncini non trovo niente. Eccoli là, un pezzo di fuoco, un pezzo di legno. Ciao 1111 Antuma. I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Servivo per identificare gli altri superstiti. Scusa, ma a questa non se la prendono, come devo fare? Cioè, la devo portare in braccio? Ho sparato 4... Ah, ecco, ma in braccio diventa subito fredda, praticamente. Perché mo morirà assiderato lo stesso. Allora, non c'ho niente per accenderla, ottimo, c'avevo i... Vabbè, prendi. Prendi. It's okay. It's okay. You'll be okay. Non mi serve il giornale. Un giornale che non mi ricordo dove cazzo l'ho buttato. E passiamo la notte qui, poi dormo pure io. Poi dopo la notte andiamo. Non ti ci passa più. Fai tipo o passi fermi a riscaldare e riparti. Sì sì, no, soltanto che sta venendo notte e io sto per addormentarmi, quindi a sto punto. Sì sì, lo so, la fra che mi avresti lasciato lì. Sembra una brutta persona. Bella sfacchinata. Sì, no, ma non è manco per la sfacchinata, perché sarà lunga, ok. Però il fatto è che ogni 5 secondi mi devo fermare, praticamente. Oh, qua dentro se c'è un libro. Un libro me lo dà come... La piuma non la posso usare come... Cosa? Dopo tutti questi rami, salve, non lo posso tagliare con l'accetta. Scherzando. Ammazzo di fattori. Eccoli là i giornali, dove li avevo buttati. Ho trovato la via per andartene. Che senso la via per andare? Perché non è la stessa via che ho fatto l'andata. Cioè, da qua me ne vado. No. No, ma quanto sono pesante, madonna. Ma se non dormo... Là dentro fa più caldo che là. Il problema mio è che devo dormire anche io. Quello è il mio problema. Ok, allora la porto direttamente là, perché io devo dormire pure io, quindi
Devo trovare un composto più riparato. Adesso sono strapesante. Già siamo pesanti. Poi mi butto pure il corpo di questo addosso. A destra c'è una cava giù, ma io non posso fare troppi movimenti per il momento, quindi preferisco andare in questo aereo, riposare, far passare la notte e poi domani mattina se ne riparla. Le grida. Che grida? Sono qui con te, ce la faremo. Se lo dici te. Non so se ci state in due. E se vanno nell'aereo, il pezzo d'aereo quello grande. A questo punto forse è meglio. No, al massimo lei la lascio fuori. Non me la fa proprio posare questa qua dentro. Possiamo mettermi a fuoco? No, qua non me la fa... Ah, qua me la fa posare. Vediamo. No, non me la fa posare da nessuna parte. Sono all'aperto, me la fa posare. Prova a sinistra per avere fuoco. Voglio proprio che la mette a freddo, sì. Praticamente sì. E che manco qua me la fa piazzare. Qua appena usciamo fuori esce il verde. Sì, vabbè, ma il fuoco ce l'ho per farlo. Il problema è trovare un riparo. Non posso fare un igloo perché poi mi salvo solo io. Vediamo se fa, me la fa piazzare qua a terra. Già partiamo male. Già partiamo male. Da qua non posso passare, dove passo qua?
Sì, ma io non posso passare da nessuna parte in questo aereo. Dai, lascialo morire, non è andato. Papà, aiutami. No, no, io ho capito che dicessi qua. Il problema è che volevo vedere se dentro l'aereo mi faceva andare. Ma praticamente no. Erano, anche il fuoco si accende, mannaggia. Dai. Siamo l'accelerante. Okay. Ancora strapieno. Vediamo un po' il letto dove sta. Ovviamente non me lo può piazzare soprattutto. Okay. Serve legna, 5 ore sono poco. Ma non riesce a camminare sto tizio, madonna, ma che c'ho addosso di così pesante? Lo butto tutto a terra. Scocciato, basta. Sì, ho incontrato i branchi, ma ho incontrato due lupi, tre lupi massimo. Per la strada. Un po' di legno. Sì, no, ma me lo prendo, è solo per il momento, per andare a cercare un attimo legna e fare almeno un fuoco di 5-6 ore, 7 ore, almeno per dormire. Ok, trovo questa legna qua. Sì, sto prendendo tempo solo a farla, sarei. Sto pure morendo per morire di sonno. Dai che ce la puoi fare, dai che sei tutti noi. Dai che sei tutti noi. L'acqua sarà evaporata, tipo la terra. Far behind.
Ah, deve bere pure lei. Guarda, cura. Che altruista. L'ho dato prima a lei, non so se mi spiego. In effetti siamo tanti a trasportarla, non ti sembra che sia leggerissima grazie al nostro aiuto? Sì, leggerissimissima. Per il momento. Ma vediamo che succede. L'acqua non la metto a fare. Come siamo messi invece come giorno? Ok, siamo al fuoco invece. Mettiamoci altro paio di roba dentro. Mettiamoci altre 5 ore a dormire. Dormi. Ma sicuro parte la tempesta? Sennò che sfizio ci sta. Non c'è niente per cucinare da cuocere. Ma scusa, ma sta roba qui non si doveva cuocere tipo? Prendi, raccogli, raccogli, not sure I can carry much more. Okay, devo dare ancora da bere a questo. Devo mangiarlo anche freddo. Ok. Ok. Mangiare un altro po'. È bello che a posto, ma è così scosso che non ho smesso di camminare, sì. Ah, vero che sta al 100% ora. Cioè al 100% potresti camminare lui da solo. Ma io non ho capito da dove si esce mo da qua, è quello che non mi è chiaro ancora. Ho preso tutto da terra, sì. Dov'è la strada per andarmene da qua? Qua non posso passare. A sinistra di come vai alla coda dell'aereo. A sinistra, quindi qua sotto no, ancora più avanti. Ah, sono andato a prendere legno. Bella che se mi attaccano i lupi, io a questa gliela posso dare in pasto e scappare.
me. Un po' si spari. No, no, voglio dargliela proprio in pasta ai lupi e io scappare. Mentre se la mangiano io me ne scappo. Carne sa, dubito che sia così, vabbè, dubito. No, addirittura. Devo aprire la valigia, non mi interessa. Vuoto. La valigia per vuoto. Ah, ma c'è proprio la grotta, c'era. Ah, questo è quello che dicevi tu. Ok. Ma c'era tutto qua, saperlo. Pensavo che fosse più lontano quello che dicessi tu. Pure il letto c'era. Ecco, già non ce la fa più. Ah, perché ho preso... Eh sì, lo so che me l'ha detto, però pensavo che fosse più lontano, non così vicino. Il mio problema è che sono sempre pesante. Cioè 40 kg peso, perché mi devo portare sto cibo appresso. Questo possiamo lasciare. Sì, Triss è contenta con le tisane. Butta tutto pure lei. In realtà sì, cioè, detto ci ha pensato. Dove cazzo sto andando? Se arrivano i lupi io la butto davanti ai lupi e scappo. Eh sì, ma se valigie non le controllo. Cioè... Fanculo. Potrebbe esserci la cosa migliore del mondo da dentro, ma non mi interessa. I won't let you go. Nel frattempo il tizio era già morto. Era già morto quando sono partito. Partita. Ragazzi, che devo fare? Devo appoggiare ogni volta sta tizia a terra. Vabbè. Here you go. This stuff will come in handy. Per trovare cappellino, maglietta e cosa. Ah, fanculo. Morto. Only one way. C'è un falò sotto, sbrigati. Triste, dopo ce la facciamo una bella tisana. No, niente tisana. Procura lui. Non vi procuro niente. Andate dalla vecchietta del primo villaggio, visto che vi faceva le cose calde, buone, eccetera eccetera. Cos'è successo? Cioè, io per regola potrei posizionare tipo là sopra così.
Oppure qua sull'albero. Guarda che siamo in discesa, puoi correre più veloce, anche se pesi 50 kg. Sto perdendo energia. Non mica rischio frattura, so proprio che tipo, chissà come mai... Non sono ancora morto. Cioè, peso 40 kg più mi sono messo. Pure il telefono suona. Aspetta il telefono. Questa sta morendo. Un attimo, rispondo, un attimo. Cioè, a casa di sotto è rimasto solo il telefono, che funziona pure tra l'altro. Pronto? Hello? Sono di nuovo io. Come facevi a sapere che c'ero? Le linee condivise sono una delizia. Tutte le chiamate vanno a tutti i telefoni della zona. Devo solo aspettare che alzi il ricevitore. Addirittura. Che cosa vuoi, Molly? Sono un po' occupato. Già, ho visto che hai trovato un superstite sul luogo dello schianto. Mi stai spiando? Guardavo solo, per curiosità. Beh, mi inquieti un po'. Vuoi dirmi cosa è successo al tuo uomo? Ora non ho proprio tempo per questo, Molly. Vado io per primo. Quando eravamo in casa ha chiesto di mio marito. Non è che ci sia molto da dire. Lui è morto, io sono vivo. Scusa se sono schietta, ma non sembri proprio addolorata per lui. Non lo sono. Immagino sia lui, quello del seminterrato. L'hai ucciso tu? Dillo tu a me. Non aiutare qualcuno è come ucciderlo? Direi che dipende dalle circostanze e dalle intenzioni. Adesso parli come un avvocato. L'hai ucciso tu? L'hanno ucciso i lupi. Ma le mie intenzioni erano che morisse. È attaccato. Cioè, allora, partiamo dal fatto che c'è una casa bruciata e l'unica cosa che è rimasta è il telefono. E il bello è che per entrare in questa casa bruciata io devo entrare per forza alla porta, perché tutto il resto non mi fa entrare. Ah, pure a corso che entra. Okay. Questo è ancora che... vuole morire. Ok. Ma si è fatta viola in faccia. Impressione. Barca.
valigia. Vuoto. A terra la roba. Preso calore questa, sì. Che ce ne andiamo. Allora, ragazzi, facciamo che continuiamo dopo cena. Sono le 8, non avevo visto che era così tardi già. Sì, dai, salviamo qua e poi continuiamo dopo. Ci sarete dopo? A vedere come muoio più e più volte. Perché sta cosa non mi piace. Di andare troppo piano. Non ho il cellulare. Certamente. Ok, perfetto. Vabbè ragazzi, allora il tempo di mangiare. Verso le 9, 9, 5, 9, 10 massimo. Sto di nuovo qua. Ok. Buonasera anche a voi. A dopo.